Vieni un po' a vedere. Guarda Romeo e Giulietta come sono carini. Lui parte per una settimana e si salutano come se fosse un addio. Che tenerezza i due bastardini, sembra la famiglia del Mulino Bianco. Io non capisco perché ce l'hai tanto con loro. In fondo non sono cattivi. E poi ci danno da lavorare. Certo, e devono anche ringraziarci per la miseria che ci pagano. Non c'è niente da fare, questi schifosi più hanno i miliardi più sono bastardi. A me sembri solo un po' invidiosa. Ma la vedi lei? Crede di essere una regina solo perché ha un conto corrente in banca da 9 zeri e una bella villa. Dimmi cos'ha più di me quella stronza. Ha pure le tette rifatte. Lo hai detto tu. Tanti soldi, un marito affascinante e innamorato e un bimbo adorabile. Vuoi un consiglio, Bianca? Lascia stare la vita degli altri e pensa a te stessa. Io vado a svegliare la mamma della signora, che tra un po' devo farle la doccia. Mi raccomando, striglia bene il rottame, altrimenti la signora ti sgrida. Potresti almeno avere un po' più di rispetto per le persone malate. Volevo informarti che la signora desidera che tu resti in camera con il bimbo. È arrivato un suo amico e non vuole essere disturbata. Un suo amico? Ma che diavolo stai dicendo? Se pensavi che la signora fosse un angioletto, forse sbagliavi. Mi ha detto di riferirti che verrà lei in camera quando si sarà liberata. Va bene, non c'è problema. Sì, un bell'uomo sui 30 anni. La zoccola lo chiamava Principe Azzurro. Senti, Bianca, te lo dico per l'ultima volta. Devi smetterla di apostrofare così la signora in mia presenza, è chiaro? Perché altrimenti cosa fai? Vai a dire alla padroncina che una delle sue cameriere sostiene che è una gran troia? Se questo è quello che vuoi, fallo pure, perché a me non me ne frega un cazzo di quella bastarda. Se vuoi saperlo, sono pronta ad andarmene via anche oggi da questa casa di merda. Ma tu sei malata, Bianca. Ma io non capisco tutto quest'odio che covi dentro. Guarda, se vuoi un consiglio, fatti curare e riporta un po' di pace e d'amore dentro te stessa. Vuoi sapere da cosa è generato tutto il mio odio? Beh, se proprio ci tieni, allora ti racconto una storiella, così potrai capire meglio tante cose. 2 anni fa, una giovane sprovveduta servetta prestava servizio presso una famiglia come questa. Tutto era identico, mescalina sintetica e qualcos'altro. Un potente allucinogeno ideato da fisioterapista per lenire i forti dolori muscolari del vecchio. Ma è assurdo! Il fisioterapista era complice. Diciamo di sì, forniva la sostanza alla coppia facendosi pagare profumatamente e ogni tanto assisteva personalmente agli effetti prodigiosi della sua invenzione. E che accadde alla cameriera? Accadde che da quel giorno le fu sottratta la dignità. La sua mente fu devastata da una ferita lacerante. Buongiorno, signora. Gli ho portato la colazione. Ma che ore sono, Bianca? 4:00, signora. 4:00. Ma come ho fatto ad alzarmi a quest'ora? Beh, ieri sera è andata a dormire molto tardi. Io non riesco a ricordare nulla. Ho solo un terribile mal di testa. Non si preoccupi, signora. Può capitare. Volevo solo dirle che ha telefonato suo marito, ma non ha voluto che la svegliassi. Ha detto che è tutto a posto e che la richiamerà più tardi. Bene. Sua madre sta facendo una passeggiata in giardino con il fisioterapista e il suo piccolo dorme tranquillamente. Sei un tesoro, Bianca. Lei stia pure tranquilla. Torno più tardi per sapere se ha bisogno di qualcosa. Con permesso. Grazie.
Come sempre sei la solita fortunata. La signora mi ha detto di ringraziarti per aver fatto tardi ieri sera e che oggi puoi prenderti pure una giornata di ferie. Questa sì che è una buona notizia. Il mio ragazzo ne sarà certamente contento. E allora vado a cambiarmi. Sì, fai pure, finisco io qua. A domani. Passa, non ti preoccupare. Ascolta, uscendo ho incrociato delle persone che dicono di avere appuntamento con la signora. Cosa faccio? Vado ad avvisarla? Sono all'ingresso. Accidenti, già sono arrivati. Sapevo che avevano appuntamento con degli amici, ma non pensavo arrivassero a quest'ora. Falli pure accomodare in salone, penserai di avvertire la signora. Va bene, però dopo posso uscire. Certo, vai pure tranquillamente, mi occuperò io di tutto. Ok, a domani allora. Ciao. Ciao. Ti dico, sei zitto un po'. Spero solo che in quegli scatti non ci sia anche tu. Che fai? Il geloso? Lo sai che sono una donna fedele, almeno per il momento.